Benvenuti. Oggi siamo con il professor Gianmarco Marzocchi, docente di psicologia dello sviluppo e dell'educazione presso l'Università Milano Bicocca, con il quale parleremo delle funzioni della memoria dell'apprendimento ed in particolare il ruolo della memoria di lavoro. Benvenuto, professore. Grazie, buongiorno a tutti. Professor Marzocchi, la memoria di lavoro è un particolare tipo di memoria a breve termine. Ci spiega come funziona e le implicazioni nei processi di apprendimento? Sì, allora, la memoria di lavoro è un modo e un modello che ha descritto diversi anni fa, all'inizio degli anni Ottanta, uno psicologo inglese che si chiama Alan Badley. E Alan Badley ha chiamato la memoria a breve termine memoria di lavoro, descrivendo anche come funziona. E siccome ha dimostrato che in realtà è un tipo di memoria, quella a breve termine, che può essere attiva e serve proprio per lavorare, per acquisire nozioni, competenze, strumentalità, l'ha chiamata appunto in inglese working memory, noi l'abbiamo tradotta come memoria di lavoro. Quindi è una definizione della memoria a breve termine. Come funziona? Ci sono tre sistemi, secondo Alan Bradley: un processo di elaborazione delle informazioni verbali, un sistema che elabora le informazioni di tipo viso-spaziale e un sistema sovraordinato che controlla questi due tipi di processi, verbali e viso-spaziale. Quindi noi dobbiamo intendere la memoria di lavoro come un tipo di memoria a breve termine che elabora informazioni differenti o verbali o viso-spaziali. E queste informazioni possono essere gestite in modo più o meno attivo. Secondo infatti Cesare Cornold, ad esempio, i processi di memoria di lavoro si distinguono su un continuum relativamente al fatto che le informazioni vengono elaborate in modo più volontario, più decisionale, più attivo da parte della persona, oppure vengono trattenute in modo più passivo. Ad esempio, se io devo ricordare un numero di telefono e mi viene detto un numero di telefono, io cerco di ricordarmelo in modo piuttosto passivo, quindi non so, 3, 4, 7, 2, eccetera, e le ripeto subito dopo. Se invece devo ricordare più informazioni, che per me sono difficili da tenere in memoria, cercherò invece di attivare delle strategie. Ad esempio, cercherò, non so, di ricordare quali sono certi dettagli, certi elementi che pe mi permettono di fare un collegamento tra queste informazioni in un modo più significativo. Ecco che allora io sto applicando delle strategie. Sono più attivo, ho una maggiore profondità di codifica e quindi io elaboro queste informazioni in modo più approfondito, più attivo, mentre l'esempio che vi ho fatto prima era invece delle informazioni che elaboro in un modo più superficiale e che rimarranno nella mia memoria per un periodo più limitato. Se invece io le elaboro in modo più approfondito, rimangono nella mia memoria per un periodo prolungato e vengono poi depositate nella mia memoria a lungo termine. Ecco, da quello che ci dice, la memoria di lavoro è coinvolta in gran parte delle attività svolte a scuola, come ad esempio le operazioni aritmetiche, la lettura, la scrittura e la comprensione verbale. Ci spiega quali ambiti sono coinvolti e come vengono elaborati i vari tipi di informazioni? Allora, nell'ambito scolastico è quasi, non so, è difficile dire in cosa non serve la memoria di lavoro. In realtà la memoria di lavoro serve praticamente in tutti i processi di apprendimento. Da quelli più semplici, cioè quando il bambino inizia, ad apprendere la lettura, se noi ci pensiamo nel momento in cui il bambino riconosce che alcuni simboli, cioè i grafemi, possono essere trasformati in fonemi, le lettere, il bambino nel momento in cui impara a leggere deve tenerli temporaneamente in memoria, perché se io devo leggere la parola tavolo e riconosco T, A, V, O, L, O, questi suoni, se io voglio poi produrre la parola nella sua completezza e interezza, li devo tenere nella mia memoria di lavoro, in modo tale che io via via che riconosco dei grafemi li fondo. Quindi nella lettura decodifica, nella lettura strumentale, la memoria di lavoro è importante, ma nella lettura è ancora più importante un processo di memoria più attivo, che è quello legato alla comprensione del testo. Nel momento in cui leggo un'intera riga, se io non ricordo che cosa ho letto nella prima parte della riga, non riuscirò a capire il significato della riga nella sua interezza. Per cui devo elaborare in modo più approfondito le informazioni che sto raccogliendo per riuscire a creare poi un cosiddetto schema mentale, un modello mentale. Quindi anche nella comprensione del testo, la mia memoria di lavoro, vedete come è assolutamente fondamentale. Per non parlare poi nella matematica.
Nella matematica, in realtà, se io devo svolgere dei calcoli, non so, 47 più 52, se io faccio 7 più 2, 9, 9 me lo devo tenere in mente. Se poi devo fare, devo sommare le decine, devo poi fare la somma tra le due decine e ricordarmi, perché la devo tenere in memoria, l'unità e poi alla fine devo fonderla. Ecco che in questo caso, anche nello svolgimento dei calcoli, io devo usare la memoria di lavoro, per non parlare poi nella soluzione dei problemi. Nel momento in cui sto leggendo i problemi, io mi rappresento una situazione relativa al problema. E così anche nella scrittura. Se io voglio scrivere un pensiero, un breve testo, devo tenere in memoria quello che devo scrivere per poi produrlo e monitorare se io sto scrivendo quello che effettivamente volevo scrivere. Una piccola distinzione per chiudere riguarda proprio la differenza tra il coinvolgimento della memoria verbale e quella visospaziale. La memoria verbale, la memoria di lavoro verbale, è molto coinvolta nella lettura, nella scrittura, mentre la memoria di lavoro visospaziale è più coinvolta invece nello svolgimento di attività aritmetiche, o meglio, nelle attività aritmetiche è coinvolta sia quella verbale che quella visospaziale. Perché? Perché nel momento in cui io manipolo e uso i numeri, per me questi numeri hanno anche una loro collocazione spaziale. Cioè, ad esempio, è noto forse a tutti i nostri lettori o a chi ci sta ascoltando il cosiddetto fenomeno SNARK. Il fenomeno SNARK è quella sorta di collocazione dei numeri nello spazio. Per cui se io dovessi chiedervi, ma se noi abbiamo il numero 2 e il numero 9, dove ce lo immaginiamo il 2 rispetto al 9? La stragrande maggioranza di lettori occidentali dicono che il 2 sta a sinistra e il 9 sta a destra, perché noi i numeri ce li immaginiamo disposti su una linea mentale. Quindi i numeri hanno anche una loro elaborazione da un punto di vista visospaziale, tant'è che i bambini che hanno problemi di calcolo o di scalculia molto spesso hanno difficoltà di memoria di lavoro sia a livello verbale che a livello visospaziale. Ecco, visto che la memoria di lavoro è così importante, le chiedo quali sono le metodologie che si sente suggerire ad un docente per allenare e rendere più efficiente appunto questa memoria di lavoro nei propri alunni? Allora, dobbiamo tener conto che la memoria di lavoro è proprio uno snodo. Immaginiamocelo proprio come un talamo, un crocevia di tutti questi diversi processi di apprendimento. Se noi potenziamo la centralina, mettiamola così, conseguentemente noi ci aspettiamo di migliorare poi gli effetti e quindi anche gli apprendimenti. Tant'è che un training sulla working memory può produrre dei miglioramenti anche a livello di processi di lettura e anche di calcolo. All'interno della memoria di lavoro, quindi, abbiamo detto che c'è un sistema di controllo, il cosiddetto esecutivo centrale, come l'ha chiamato Alan Badley. Questo esecutivo centrale si occupa di vari processi, tra cui il monitoraggio dell'apprendimento, ma soprattutto un processo molto importante che è quello dell'aggiornamento o updating all'inglese. Questi processi di aggiornamento sono fondamentali perché nel momento in cui io sto ascoltando o sto elaborando delle nuove informazioni, queste entrano nel mio sistema e permettono proprio di aggiornare le mie conoscenze. E quindi un processo che è molto importante allenare sono i processi di aggiornamento. Un paradigma molto utile per aggiornare i processi di aggiornamento viene chiamato NBAC. Allora, questo paradigma di allenamento NBAC, per cui se tutti volete andare a guardare NBAC, vi troverete tantissime proposte di allenamento dell'updating o tramite NBAC. Come funziona l'NBAC? L'NBAC è diciamo, un paradigma di esercizi in cui al bambino, ma anche all'adulto, ma anche agli anziani, vengono proposte attività in cui vengono via via presentate degli stimoli, che possono essere dei numeri, delle parole, delle lettere, delle immagini, e la persona deve sempre aggiornare quello che ha appena ascoltato. Vi faccio un esempio molto molto semplice. Se io, ad esempio, propongo dei numeri, come ad esempio 4, 5, 6, e successivamente presento lo stesso numero 6, il compito del bambino è quello di dire: tu hai ascoltato un numero uguale, identico a quello precedente? Allora, se il bambino riconosce due numeri identici a quello precedente, deve dare un segnale, deve battere una mano, fare un segno, eccetera. Questo è l'NBAC di livello 1, ovvero ti sei ricordato l'ultimo elemento. Ma
È più difficile l'esercizio se io chiedo al bambino di segnalare tutte le volte che, ad esempio, sente un numero uguale a quello presentato due posizioni precedenti. Ad esempio, se io dicessi 3, 5, 7, 5, ah, 5 è uguale al penultimo. Ecco che allora in questo modo io ho tenuto in memoria due elementi, il 5 e il 7, e poi devo ascoltare se mi arriva 5. Se poi dopo dovesse arrivarmi un numero diverso, niente, non devo battere. Poi mi arriva di nuovo 7. Ah, ma allora 7, eccolo. Quindi questo processo di aggiornamento mi permette di tenermi sempre attivo. Qual è il problema? Che esercizi di questo tipo, oltre ad essere faticosi, sono anche noiosi, perché richiedono sforzo, concentrazione, attenzione. E quindi i bambini spontaneamente non è che li fanno gioiosamente, divertendosi, ok? Allora bisogna inserire due ingredienti fondamentali, il gioco e la sfida. Allora, se noi questi esercizi li rendiamo più motivanti attraverso il gioco e quindi li facciamo, dai che ci divertiamo giocando con questi, inseriamo dei personaggi, inseriamo non dei numeri che sono piuttosto noiosi, ma delle altre parole più divertenti e inseriamo la sfida, dai che facciamo la gara, vediamo chi vince, vediamo chi ottiene più punti, allora inseriamo questa variabile che è la motivazione. Se il bambino riesco soprattutto a motivarlo, allora lui fa un'attività che non è più noiosa, ma diventa stimolante e ottiene questi risultati. È quello che abbiamo fatto anche nel nostro programma FEREA. FEREA è un programma di training proprio per allenare le funzioni esecutive, tra cui proprio la working memory. E chiudo dando una buona notizia, è che la letteratura, tantissimi articoli, dicono che la working memory è il dominio delle funzioni esecutive che è più soggetto a miglioramento a seguito del training. E la working memory è proprio quel processo tra le funzioni esecutive più importante negli apprendimenti scolastici. Ecco, appunto, apprendimenti scolastici, le diceva, no? E spesso noi abbiamo bisogno che queste informazioni ci restino per lungo tempo, perché poi le dobbiamo ricordare nel corso dell'anno, eccetera. E allora le chiedo come incide la memoria di lavoro negli apprendimenti a lungo termine. Sì, appunto, allora, se io ho usato la mia memoria di lavoro in modo efficiente, cioè ho applicato delle strategie, ad esempio ricordarmi, non so, i nomi delle vari gruppi montuosi delle Dolomiti, no? Scusate, delle Alpi. Ma se un bambino invece si sforza per ricordarsi i nomi di queste catene montuose, è più probabile che se esercita delle strategie di memorizzazione, sarà più probabile che queste informazioni vengano depositate in un modo stabile nella memoria a lungo termine. Però qual è la memoria a lungo termine più efficace? È la cosiddetta memoria semantica. La memoria semantica, quindi, è una rete di nozioni che, se opportunamente collegate tra di loro, permette proprio di riuscire a mantenere più nel lungo termine il ricordo e la rievocazione. Perché nella memoria a lungo termine, qual è il problema? Non è tanto quella del decoding, cioè la codifica delle informazioni, ma è quella del recupero, riuscire a trovare le informazioni. Perché se io le ho organizzate in modo confuso, come, non so, ad esempio, se io ho un garage o una cantina in cui io butto i miei oggetti in un modo disordinato, sarà molto difficile per me riuscire a trovare gli oggetti che mi servono. Se invece io li ho organizzati in un modo funzionale e strategico, in base alle categorie, in base a un significato, è molto più facile per me riuscire a recuperarle. Quindi la memoria di lavoro serve proprio per riuscire ad analizzare le informazioni in modo approfondito e categorizzare queste informazioni nel lungo termine per riuscire a recuperarle in un modo più funzionale. Perfetto, grazie. Allora chiudiamo con un'ultima domanda. Fino adesso abbiamo parlato di cos'è la memoria di lavoro, però giustamente anche a scuola è importante il discorso della valutazione. E appunto nella scuola generalmente si è abituati a verificare gli apprendimenti che coinvolgono la memoria a lungo termine, che come diceva anche lei, se non sono debitamente rinforzati, incombono il fenomeno dell'oblio. Quindi la memoria a lungo termine è coinvolta solo nel ricordo di nozioni che possono essere organizzate nella memoria semantica.
In realtà la memoria di lavoro è coinvolta in quasi tutti i processi di apprendimento. Come possiamo allora valutare invece appunto gli apprendimenti legati alla memoria di lavoro? Allora, solitamente nel contesto scolastico vengono valutati proprio i processi di apprendimento e quindi è come un po' il prodotto, come il fine, mentre la memoria di lavoro è uno strumento, è un mezzo sostanzialmente per acquisire gli apprendimenti. Per cui nel contesto scolastico è un po', diciamo, poco funzionale valutare la memoria di lavoro per sé perché viene valutata la comprensione del testo. Viene valutata la lettura come decodifica, viene valutata la qualità dei testi, vengono valutate la capacità di problem solving e la capacità di svolgimento dei calcoli. Ecco, questi sono cinque processi, quindi lettura, strumentale e comprensione, produzione scritta, svolgimento dei calcoli e problemi. Queste cinque aree sono cinque aree in cui la memoria di lavoro gioca un ruolo fondamentale, per cui è importante valutare questi diversi cinque processi, cosa che a scuola normalmente viene effettuato, e se io valuto che questi processi sono stati acquisiti, è molto probabile che quindi la memoria di lavoro, stia funzionando, tra virgolette, in modo adeguato. Io sono un po' scettico nel, chiedere agli insegnanti di valutare processi più di carattere neuropsicologico, come potrebbe essere la memoria di lavoro verbale o visospaziale. Uno, perché il bambino nel momento in cui dà una determinata risposta, una prestazione a un testo, a un compito di questo tipo, potrebbe essere influenzato anche da altre variabili, come ad esempio, l'ansia da prestazione, piuttosto che l'attenzione o la motivazione a svolgere quel compito. E la prestazione del bambino a un compito di questo tipo non deve essere preso in un modo cristallizzato e statico, e quindi la sua prestazione potrebbe essere molto variabile. Molto più importante è allenare i processi di memoria di lavoro con alcune attività, quale ad esempio quello dell'NBEC, che abbiamo detto prima, ma soprattutto valutare i cinque prodotti. Ecco, questi cinque prodotti io devo sapere che sto testando anche la memoria di lavoro. Grazie professor Marzocchi per essere stato con noi. Grazie a voi, arrivederci.